Eccoci, eccoci Ciao. qua, benvenuti a tutti. Allora, intanto che aspettiamo che si colleghino le persone, adesso sono 5, ci prendiamo sempre qualche minuto di tempo e nel frattempo io cerco di condividere la diretta sulle varie pagine, ok? C'è il rimbombo. Sempre qualche minuto di tempo e nel frattempo io cerco di condividere la diretta sulle varie pagine, Tu vedi quindi già quante persone, che questa è una cosa che io non vedo. Allora, sì, adesso ci sono 11 persone. Ho già condiviso sulle pagine, quindi dovrebbe essere visibile un po' Perfetto. da tutti, ci sono già i primi commenti, c'è Elisabetta, Ecco, ciao benvenuta Elisabetta. Elisabetta. Grazie a te, sei sempre presente in un sacco di cose, quindi mi fa molto piacere. Mi segui in tutte le varie pagine. Grazie. Ciao Gaia, benvenuta. È bello questo mandala che ha nella sua immagine, il mandala tibetano, per la protezione dai virus. Ce Esatto, l'ho anch'io esattamente. nella porta. Benvenuta anche a Marina, grazie. Benvenuta a Clementina. Insomma, è per me un piacere avervi qua sulla mia pagina. Intanto aspettiamo ancora un pochino che si connettano. Siamo a 12, cerchiamo di arrivare come l'altra volta. Era 15? No, quanti abbiamo No, era un detto? po' di più, eravamo Di arrivati più. intorno ai 20, dai, Ah, cerchiamo di ok. farli arrivare a 20. Va bene, dai. Intanto, comunque, già rispetto alla volta scorsa, sono diventato abile, quindi ho già capito come condividere sulle varie pagine velocemente senza perderci mezz'ora, Oggi e speriamo solo di non questo è avere problemi importante. di audio e perché abbiamo purtroppo io stamattina la mia connessione mi ha fatto un po' penare. Vedremo di fare il meglio che possiamo, che non si blocchi nulla. Allora, Silvia, siamo già arrivati a 24 persone, cosa Wow, dici? grande! Vai, parti! Allora, partiamo. Allora, intanto, come dicevo prima, anche ai primi che si sono connessi, vi do il benvenuto sulla mia pagina di Studio Anche da Naturopatico parte mia, Valerio Folloni. come ospite. E niente, ci presentiamo un attimo per chi magari non ci conosce. Io appunto sono Valerio. Mi occupo di cranio sacrale, di suono armonico e sciamanesimo e lo faccio perché mi piace aiutare le persone come voi a riscoprire un attimo se stesse, quindi a recuperare una dimensione di ascolto interno che tendenzialmente abbiamo un po' perso e anche a risvegliare la propria creatività, che non è intesa come diventare il pittore del momento, ma proprio riuscire a esprimere in maniera creativa se stessi. E con me oggi abbiamo qui Silvia, la mia collega Silvia Giovetti di Castelfranco, con cui collaboro ormai da un po' di mesi. E lei invece è una collega perché anche lei è una naturopata, e però è anche laureata in erboristeria ed è una specialista quindi di tutto il discorso anche intestinale, giusto Silvia? Sì, dai, sì, hai fatto una buona presentazione. Ogni tanto si blocca la linea, speriamo che comunque dai, va bene. Tanto mi conoscono, no? Altrimenti andate a fare un giretto sulla mia pagina e vi guardate bene chi sono, ma l'obiettivo che ho è quello che ha anche Valerio, no? Di farci, perché io mi ci metto sempre, stare bene. E con la natura, con tutto ciò che è la natura. Magari rispetto, questo lo dico già così per fare un altro tipo di collegamento tra noi due. Allora, Cosetta, ciao. Donatella, ciao. Ci seguono qui. Allora, no, dicevo una cosa che mi piaceva dire. Tra me e Valerio è nata questa, anche amicizia ovviamente, importante, però la cosa che ci è piaciuta quando ci siamo conosciuti è stata
stato proprio il fatto che noi ci occupiamo delle stesse cose, abbiamo una formazione, diciamo, di naturopatia, ma completamente diversa, sviluppata su piani diversi. Quindi la cosa che ci piace è proprio intersecare le mie competenze, che sono più magari quelle fisiologiche, legate anche a dei rimedi naturali, erboristici, oli essenziali, fiori di Bach, eccetera, e con le sue che sono più legate su un piano magari più sottile, più spirituale, più profondo, non so se ho detto bene. E quindi a me piace molto quello che fa, ma non sono in grado di farlo bene come lui, e credo più o meno che sia la stessa cosa da parte sua, no? Quindi insomma, abbiamo finora trovato un bel feeling. Anche per questo argomento, no? Che poi non so se vuoi introdurre tu, altrimenti... Ma guarda, Silvia, io infatti volevo che iniziassi tu a parlare un po' della primavera, visto che questo è l'argomento di oggi. Esatto. Che cos'è la primavera, quali sono le sue energie, e così poi dopo iniziamo un po' questo discorso a due, insomma. Sì, perché noi abbiamo lanciato questo sondaggio, ha vinto il microbiota intestinale, quindi abbiamo già fatto questa diretta poche settimane fa, e quindi ci mancava questa, che era stata richiesta. Poi comunque a noi piace lavorare, almeno a me, ma penso anche a Valerio, lavorare molto sugli aspetti anche legati al momento che stiamo attraversando, cioè stiamo sul qui ed ora anche con la stagione, no? Parliamo di quello che stiamo attraversando. Questo è un argomento che al di là della nostra quarantena comunque è attuale ogni anno. Quest'anno però forse è anche un po' di più, perché ce la viviamo in modo un po' più intenso, no? Questo cambiamento. Perciò, ecco, ci piaceva affrontare l'argomento della depurazione della primavera proprio adesso, no? Quindi, insomma, ve ne parlo intanto io un po' da un punto di vista generale. Poi Valerio farà la parte, diciamo, un po' più profonda, più olistica, diciamo così, e poi alla fine parleremo entrambi dei nostri, chiamiamoli, rimedi depurativi, quello che ci servirà per fare un detox del corpo e dello spirito in questa stagione, insomma. Ho detto bene, no? Certo, certo, Silvia. Io sto cercando di parlare poco per evitare che magari si blocca l'audio, esatto, o così, insomma, in modo da non Vai, Silvia. Vado io, ok. Allora, intanto dobbiamo entrare un po' con la nostra, così, anche immagine e con la nostra mente su questo momento della primavera. Pensate che fino a poche settimane fa, anche se non è stato un inverno poi così rigido, eravamo comunque in una stagione completamente diversa. La primavera rappresenta proprio un grandissimo cambiamento, un'evoluzione. Pensate al momento dell'inverno, che è costellato da questo raccoglimento, da questa, diciamo così, riposo, di una sorta di calma, di anche proprio di maturazione, no? Di tutto. E quindi anche noi siamo più in un ambiente buio, in un momento di solitudine. Il mio compagno sta spruzzando le foglie fuori. Ditemi se si sente che lo vado a fermare proprio nel momento giusto, no? Sta facendo la depurazione di primavera anche nel cortile, sta facendo. Vabbè, adesso vedo, al massimo gli faccio dei segnacci, gli dico sta fermo. Vabbè, comunque no, per tornare alla nostra primavera. Quindi l'implosione dell'inverno esplode completamente nella primavera per riagganciarci proprio a uno sbocciare di tutto, delle gemme, dei germogli, della stagione, dell'erba, di tutto quello che arriva a nuova vita. Quindi anche noi ci stiamo comunque preparando ad una novità, a qualcosa che sia per la nostra mente, le nostre emozioni, il nostro spirito è comunque un cambiamento, ma anche proprio il nostro corpo. Allora uno dice: che bella la primavera, questi colori meravigliosi, sboccia tutto, aspettate un attimo che... Ta-ta-ta! Si vede? Tira su, ecco, così. Te l'avevo detto che facevo anche... Si vede un po', perché qua è al contrario. Vabbè, comunque vi volevo far vedere queste bellissime immagini. Nel senso che chi di voi in primavera è così bello, calmo e tranquillo e rilassato? Allora, la primavera è un'esplosione anche per le nostre emozioni, perché proprio dobbiamo in qualche modo risvegliarci, no, da questo torpore dell'inverno. Il problema è che, un po' ve ne parlerà anche Valerio facendo il collegamento con l'organo di riferimento, no? Che, vabbè, ve lo accenno, tanto se ne parla sempre, è il fegato.
che corrisponde anche a un po' un'emozione, diciamo, della rabbia, no? Dell'irruenza, anche lì rinascita comunque. E quindi cosa succede? Noi non è che siamo tutti tranquilli in questo cambiamento, possiamo avere delle reazioni. La prima è proprio quella dell'esplosione. Non a caso esplodono le allergie. Chi è di voi che è allergico? Io quest'anno l'ho presa malissimo, anche se sono in quarantena, ma io abito in campagna, quindi figuratevi, l'ho presa male perché proprio appena esco mi viene il raffreddore. Ed è anche quello un segno molto tipico di questa gestione del nostro sistema immunitario nei confronti di agenti che impervano, che sono esplosivi. È proprio un segnale continuativo che manda fuori questi messaggi, queste informazioni che noi recepiamo in modo acuto. E quindi il corpo reagisce. Non è l'unico questo dell'esplosione della rabbia, diciamo così, della come dire, nervosismo, irritabilità, non è l'unico sintomo che possiamo manifestare nella stagione della primavera, perché ad esempio c'è anche quello della spossatezza, perché comunque tutta questa energia poi ci lascia un pelino affaticati. Non a caso si dice aprile è dolce dormire, no? Adesso in Confermo. quarantena, non lo so, perché magari di giorno siamo un po' più tranquilli, quindi di notte a volte non si ha tanto sonno. A me capita di fare anche le notti perché sono impegnata, ma energeticamente e fisicamente meno rispetto a prima, no? E quindi ecco, la stanchezza, la spossatezza, proprio il mal di primavera. E magari questa è irruenza invece da gestire. Poi comunque cosa succede? Dolori ai tendini e ai legamenti. Chi di voi che non gli si è infiammato la rotula, il ginocchio sciarlancato, come si chiama, la lucevalgo, Come il gomito del tennista che brucia, perché anche queste sono reazioni infiammatorie che si rendono molto più acute durante la primavera. Non a caso, quando si fanno, diciamo così, dei trattamenti anche depurativi, si fanno sempre nel cambio di stagione, no? Proprio perché il corpo si deve abituare, no? Quindi qual è il miglior momento per fare una depurazione? Ne parleremo poi. E quindi alterazioni anche dell'alveo, per tornare al nostro intestino, che è sempre responsabile. Stamattina ho due o tre telefonate dei miei clienti che seguo sempre, che mi dicono aiuto, non vado in bagno, aiuto, vado troppo in bagno. Quindi c'è un gran casino anche nella nostra pancia. Dopo vedremo anche cosa possiamo fare utilizzando eventualmente qualche probiotico per risistemare un po', sfiammare un po' la situazione intestinale e anche la pelle. Orticarie, pruriti, dermatiti. Io quando vado a fare, a volte in erboristeria faccio l'analisi del capello, arrivano tutti a primavera con la dermatite seborroica al cuoio capelluto. Quindi anche questo è uno. Poi vabbè, magari ce ne sono altri, ma non vi voglio annoiare con le robe pesanti, robe brutte, perché voglio invece passare a quelle un po' più belle, insomma, come possiamo eventualmente poi aiutarci. Perché cosa succede? Dobbiamo parlare un po' prima del fegato. Vuoi anticipare tu, facendo tu questo tuo Allora, intervento? guarda, prima di arrivare al fegato, però vorrei partire un po' anche io dalla primavera, no? Anche agganciandomi su alcune cose che hai già detto tu. Bene, allora proseguo dopo con l'altra Va bene, parte. sì, dopo riprendiamo, andiamo un po' più nello specifico, diciamo Ok. così. Allora, abbiamo detto, quindi tu Silvia hai detto giustamente che la primavera è un po' il risveglio e hai usato alcune parole. Dal mio punto di vista molto interessanti, hai parlato di germogli, quindi anche, no, per esempio di un seme che germoglia, e anche ovviamente di calore. Per cui, come avete visto anche dalla puntata scorsa, quando abbiamo parlato dell'intestino, uno degli argomenti che tratto, una delle visioni che, diciamo così, segue è quella della tradizione andina dei Keros. E quindi anche in questo caso vorrei parlarvi della, diciamo, loro visione energetica di questo aspetto. Allora, come prima cosa, come ho detto appunto anche l'altra volta, per i maestri andini, la nostra salute dipende dalla connessione che noi abbiamo con la Pachamama, quindi la nostra madre terra. Più siamo sconnessi, no? Anche per la vita che facciamo, e più incontriamo problematiche, difficoltà e anche eventualmente malattie. Ma la salute non dipende solo da questo contatto appunto con la madre terra, ma anche,
dall'interazione dei quattro elementi, che sono appunto madre acqua, madre terra, e padre sole e padre vento. L'altra volta con l'intestino abbiamo parlato soprattutto di madre acqua e di padre vento, questa volta invece trattiamo di un'altra coppia sacra, che è quella di madre terra e padre sole. Perché? Perché madre terra è diciamo il nostro grembo, no? Dove nasciamo, quindi è colei che ci dà nutrimento, diciamo così. Ed è molto collegata all'immagine del seme, perché il seme per germogliare deve essere dentro la terra. E dall'altra abbiamo invece l'aspetto maschile, che è padre sole. Perché? Perché in primavera il risveglio avviene proprio con anche il risveglio del sole, che incomincia a riscaldare, incomincia a essere caldo, quindi passiamo dal freddo al caldo, e il sole ha proprio la capacità, diciamo così, di fecondare, se possiamo dire in questi termini, no? Quindi c'è proprio questo legame importante tra il sole e la terra. Tra l'altro, da un punto di vista, diciamo, fisico, nella tradizione andina ci sono dei centri che possiamo dire equivalgono un pochettino al discorso dei chakra indiani, induisti, e praticamente il centro della terra è all'altezza dell'ombelico, infatti ha a che fare con tutta la parte digestiva e con quella fascia, diciamo, di organi, tra cui c'è anche ovviamente il fegato. Ma non solo questo, padre sole invece è collegato col cuore, e infatti è un'energia che viene considerata un'energia d'amore. Ecco che la vita ricresce, germoglia, si risveglia anche attraverso l'amore. Quindi abbiamo una connessione tra questi due centri. Però attenzione, se da un certo punto di vista questi sono quelli che ci interessano di più, se in questo momento e dal momento in cui andremo a parlare, per esempio, appunto, anche del fegato, dall'altra però non possiamo scordarci di madre acqua e di padre vento, perché comunque fanno parte del sistema, no? Cioè abbiamo una relazione, un'interazione tra quattro aspetti. E infatti il nostro germoglio per crescere deve anche assorbire l'acqua attraverso le radici. Radici che ci rimandano anche al radicamento. Quindi l'importanza in questo momento proprio anche di sentire il nostro radicamento a terra, quindi elevarci, perché tra l'altro l'energia del meridiano di fegato e quindi comunque della primavera è un'energia espansiva, è un'energia che si espande prevalentemente verso l'alto, quindi connettendo terra e cielo, ma anche in tutte le direzioni. Infatti la nostra piantina, il nostro germoglio cresce prevalentemente in verticale, ma poi si espande, soprattutto se magari è un albero, attraverso tutti i rami in tutte le quattro le direzioni. E questo ci tenevo a spiegarlo perché, insomma, è una visione diversa dalla nostra, ma è estremamente interessante e integrativa. Un altro aspetto che adesso non mi ricordo, Silvia, se l'hai accennato, però è quello del colore. Perché no, anche il colore. Anche lì. Il colore è un altro aspetto interessante. Qual è il colore della primavera? Qual è il colore del fegato? È il verde. E infatti anche il nostro detto dice che si diventa verdi dalla rabbia. È la rabbia, esatto. No? Quindi il colore del fegato e della primavera è il verde, ma non solo il verde, è anche l'azzurro e in particolare il turchese. Perché diventano interessanti questi tre colori? Perché noi attraverso il colore possiamo andare a tonificare, a stimolare e a equilibrare comunque queste energie. Immaginate il verde, i verdi ce ne sono di tanti tipi, però il verde ideale, diciamo così, è quel bel verde acceso, quello che vediamo nei prati. Come dire, Valerio, il verde è bloccato. Allora, si è bloccato. Allora, stavo dicendo che il verde... Non ho capito il tipo di verde che hai, ecco, qual è il verde? Il verde è quello vivo, quello vivace, no? Quello fresco. Praticamente quello della erba fresca che troviamo nei prati adesso. È un bel verde acceso che ci nutre. Tra l'altro il verde è il colore della guarigione, tra parentesi. E l'azzurro invece perché? Perché in primavera il cielo è limpido, a parte quando ovviamente piove, però abbiamo quell'azzurro piacevole. E il turchese invece è la combinazione dei due.
un altro colore estremamente interessante, perché è visto dalle tradizioni come un colore di, da una parte, purificazione, ma soprattutto di protezione. Infatti anche la pietra, che potremmo portare addosso, per esempio, ci aiuta in questa fase proprio come strumento di protezione e di riequilibrio. Sono tutti colori che hanno a che fare, a parte un po' l'azzurro che è legato al chakra della gola, col chakra del cuore, e quindi mi ricollego ancora una volta alla visione andina del sole. Ma quindi cosa possiamo fare con questi colori? Possiamo portarli addosso attraverso gli indumenti, per esempio, e questo influisce su di noi. Oppure possiamo utilizzarli anche in una pratica più arte terapica, diciamo, quindi artistica. Quindi, per esempio, utilizzando i colori in maniera grafica, in maniera pittorica, non per forza facendo un'opera d'arte, ma proprio buttando su, per esempio, un foglio da disegno questi colori. Cosa succede? Che noi in questo modo lo stiamo manifestando all'esterno, ma allo stesso tempo poi lo reintegriamo attraverso i nostri occhi, perché i nostri occhi sono un altro di quegli organi di senso, in questo caso, collegati all'energia della primavera e al fegato. E infatti adesso voglio arrivare quindi proprio al discorso del fegato, così poi dopo lascerò di nuovo la parola anche a Silvia, che abbiamo detto essere l'organo interessato in primavera. Ora, io non lo tratterò da un punto di vista fisiologico, perché non è questo il mio campo, ma lo voglio trattare come sistema, ok? Come viene visto poi anche nella medicina cinese, come meridiano di fegato e vescica biliare, elemento legno, e quindi comunque come un sistema di più funzioni. Come ha detto Silvia prima, l'energia del fegato lavora anche sui muscoli, sui tendini, quindi di conseguenza anche sulle articolazioni, sugli occhi, come ho accennato adesso, e anche sul sonno. E infatti Silvia prima diceva che in questo periodo può succedere che il nostro sonno sia in una qualche maniera disturbato, agitato, quant'altro. Ma perché questo? Perché nel sistema fegato, quindi nell'elemento legno, abbiamo anche delle emozioni. Abbiamo delle emozioni che sono, da una parte il coraggio, scusate, lo faccio di qua, da una parte il coraggio... Perché è speculare. Esatto, e dall'altra invece la rabbia che abbiamo visto con le immagini di prima. Perché? Perché per i cinesi il fegato è considerato in due modi. Come un generale, no? Che quindi è colui che comanda e che sa e che dirige anche la guerra, e come un folle, come un viandante, come il matto dei tarocchi, quindi un'energia che si muove senza, un po' anche come me, che sono un gemelli, no? Quindi che si disperde a volte, no? Nella sua libertà, perché comunque l'energia di fegato, l'energia della primavera, è anche un'energia di libertà. Ecco perché anche in questo momento con la libertà abbiamo qualche problemino tecnico. E quindi vi dicevo, è un generale, e come generale le emozioni sono sicuramente quelle positive, diciamo così, quelle equilibrate, sono quella del coraggio, ma anche la capacità di decisione, perché un generale deve prendere una decisione e dire ok, si fa questo così, punto. E anche la lucidità di mente, perché deve avere le idee molto chiare. Dall'altra, invece, le emozioni, quando questa energia è in squilibrio, sono appunto la rabbia, che però, ricordo, la rabbia è comunque un'emozione funzionale. E quindi, dimmi Silvia, non ho sentito cosa hai detto. Quindi è un'energia funzionale e che serve, quindi non ha senso, come dire... cercare di sopprimerla o non viverla, anche perché quando noi la sopprimiamo in realtà implode e quindi andiamo a fare più male che bene, perché implodendo andiamo a fare male prima di tutto al nostro fegato, ma poi anche a tutto il nostro organismo, e allora possono nascere dei problemi fino addirittura delle vere e proprie malattie. Cosa vuol dire questo? Che non è che se mi incacchio, scusate, stavo per dire una parolaccia, con una persona devo andarla a prendere alla sberle. No, non è questo. È riuscire a riconoscere questa energia esplosiva dentro di sé, incanalarla in una direzione che possa essere
efficace e creativa. Quindi, per esempio, io che faccio anche arte terapia, per me una funzione, diciamo così, creativa può essere incanalare in questa energia nel creare un qualcosa che mi permette di buttarla fuori, di vederla e allo stesso tempo di esprimerla in una maniera che possa essere anche bella. Oppure, visto che la primavera è legata ai progetti, incanalarla in maniera positiva può essere proprio quella di direzionarla in questo verso. Poi ovviamente altri aspetti emotivi collegati, sempre distorti, sono l'irritabilità, il senso di colpa, l'agitazione che abbiamo visto appunto nel sonno, la frustrazione e così via. Ma comunque, per chiudere un po' questo discorso sul fegato, poi ridò la parola appunto a Silvia, bisogna ricordarsi che il fegato è un organo di filtraggio, cioè quindi perché di depurazione, perché bisogna depurarlo? Perché è un filtro a livello energetico, quindi di tutte le nostre energie pesanti, ma ancora di più a livello fisico, quindi di tutte le tossine del nostro organismo. Allora, passando dall'inverno, che come abbiamo visto è un periodo un po' di un certo tipo, per poter ripartire a primavera abbiamo bisogno di pulirlo questo filtro, come facciamo col condizionatore, no? Cioè, in teoria, ogni anno noi dovremmo andare a liberare il filtro, pulirlo, disinfettarlo in modo tale da poterlo accendere, perché se no respiriamo i batteri, insomma, le cose che si sono create al suo interno. Ecco, la stessa cosa dobbiamo fare anche noi, perché questo ci aiuta a ripartire, diciamo così, in quarta, no? Cioè, quindi a poter... E vediamo quindi la depurazione, prima di tutto, con Silvia, come possiamo farla. Quindi ti lascio la parola. Ok, bene. No, infatti hai accennato proprio perfettamente allo scopo della nostra, del nostro intervento, no? Ok, abbiamo preparato un po' il terreno sapendo che cosa dobbiamo, che cosa stiamo provando, cosa stiamo vivendo in questa fase, però in realtà appunto ci sono delle ottime strategie per viverlo meglio, perché per l'appunto quando dobbiamo rinforzare un organo o anche lavorarci per farlo funzionare meglio, la prima cosa che si fa sempre è quella proprio del drenaggio, della depurazione, anche se noi facciamo dei trattamenti, ad esempio mi viene in mente quando io faccio una riflessologia plantare, i primi interventi che si fanno sono proprio quelli di togliere le tossine, di eliminare quello che non serve più per far poi spazio al nuovo, no? Quindi il nostro fegato è proprio per eccellenza, non è l'unico organo emuntore del nostro organismo, organo di depurazione ce ne sono anche altri, i reni, anche la pelle è un organo di drenaggio, però in realtà lui è come un po', come diceva prima anche Valerio, un generale che si occupa proprio di strategie di pulizia. Cioè, tutto arriva lì, arriva da lui e lui lo deve in qualche modo gestire attraverso poi il sangue, cioè il sangue viene proprio filtrato e da qui noi riusciamo ad eliminare poi tutte le sostanze dannose e tossiche che passano nel nostro organismo, che credetemi sono tante. Parliamo un po' di tossine, tanto per dire così un po' qualche parolaccia. Cadaverina, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, putrescina, tutti i metalli pesanti, tutti i conservanti che noi mangiamo, tutti gli scarti metabolici, cioè le alimentazioni sbagliate o anche che abbiamo seguito insomma durante l'inverno che dobbiamo in qualche modo eliminare, attraverso il fegato riusciamo un pochino ad alleggerire. Ricordiamo però una cosa fondamentale, che il fegato non è lo vediamo come sempre dal punto di vista della depurazione, ma il fegato ha tantissime funzioni. Io direi che il fegato sia l'organo che ha più funzioni nel nostro organismo, almeno quelle conosciute, ecco, sono veramente tante. Non dimentichiamo ad esempio la produzione della bile, che ci serve per emulsionare i grassi e gestire tutta la situazione anche a livello intestinale, e attraverso per esempio guarda che meraviglia! Scusami, ho fatto una cavolata io perché stavo preparando una cosa per dopo. Scusa. Ah, però era carino, potevamo mettere lì il fegato con le sue funzioni. Allora, lo cerco. Poi ad esempio gestione della glicemia e del colesterolo e dei trigliceridi, funzioni metaboliche fondamentali che gestisce il fegato, e il discorso che dicevi anche prima tu legato agli occhi, insomma ci sono tantissimi aspetti che vanno valutati
proprio per riuscire a far funzionare il nostro organismo in un modo corretto. Una cosa importante che volevo sottolineare, ecco, anche per quanto riguarda il discorso delle pulizie di fast spazio, era l'aspetto dell'alimentazione. Io ne parlo sempre perché per me è come dire la base, no, della nostra salute. Allora, intanto un po' un'alimentazione più adatta alla primavera è anche il fatto dei sapori. Come tu parlavi di colori, io volevo parlare di sapori. Ah, qua c'è il fegato, il nostro amico. Allora, qua nella parte destra, tutti sanno dov'è. Dice, mi fa male il fegato. Poi in realtà sappiamo che non è vero. Non fa male il fegato non si percepisce. Sono magari delle sensazioni di fastidio, però in realtà non è colpa sua, o comunque se è colpa sua, lui ce lo dice in altri modi. Quindi, insomma, abbiamo altri sistemi per capire se lui ha bisogno di essere depurato. Torniamo alla nostra alimentazione. Il sapore della primavera e del fegato è il sapore dolce. Pensate che sembra strano, in realtà, però è un sapore che ci aiuta a gestire meglio questa rinascita della primavera. Vi cerco un attimo qui per dirvi più alimenti, perché non me li ricordo tutti. Non parliamo del dolce, quello dei dolci, dei Non famosi. l'uovo di cioccolata, quindi. Ecco, non l'uovo di Pasqua, quella roba lì, ma il sapore dolce naturale, quello dei cereali, quello della banana, delle patate e soprattutto ecco, nella frutta e nella verdura, che sono comunque alimenti che hanno questo carboidrato, che comunque il carboidrato è lo zucchero in realtà, che ci dà sostegno anche al fegato, ad esempio le carote, non so se le avevo già menzionate. Se dobbiamo pensare ad un dolce, non pensiamo a un dolcificante come lo zucchero, ma proprio a un gusto, un'armonia della. E questo sapore sostiene proprio il fegato ed è adatto proprio per la stagione primaverile. Il riso, per esempio, è un altro cibo molto adatto. E al massimo un pochino di miele, se vogliamo proprio mettere qualcosa che abbia il sapore dolce, però non è proprio questo che intende la medicina cinese con sapore dolce. Ad esempio, ecco, per fare una buona detox di primavera, i cereali, i legumi, anche i legumi hanno questo sapore che viene considerato nella medicina cinese dolce, le verdure, ad esempio, anche, come dicevamo prima, la carota, e per venire ad una anche pianta che io adoro e che mi piace sempre menzionare in questa stagione, il tarassaco, anche questo viene considerato una radice dolce perché la radice comunque si utilizza per anche la depurazione in primavera, la radice di tarassaco. Avete presente, no? Il piscialetto, chi è che non lo conosce? No, Sì, abbiamo la una foto del tarassaco. vado a cercare, però nel frattempo voglio chiederti una cosa. È vero che c'è. Come lo usi il tarassaco? Lo usi in insalata, giusto? Dopo Però ne parlavi parliamo, anche della però, radice? esatto. Dopo ne parliamo per quanto riguarda l'aspetto, Ok. diciamo, depurativo, più integrativo, di un'integrazione. In realtà nell'alimentazione si può usare tutta la pianta. Per la erboristeria, quindi se voi andate in erboristeria ad acquistare una tisana depurativa, voi acquistate la radice del tarassaco, che è la parte più amara, proprio ha un sapore amaro. Mentre invece possiamo utilizzare le foglioline in insalata, che vanno benissimo per depurarci, ma anche il fiore, quello ovviamente giallo, perché adesso in questa fase, io che sto facendo i giri nei campi dietro casa, adesso è già mutato nella fase lunare, che è bellissimo perché il tarassaco passa dal sole alla luna. Il sole è quando è bello giallo, no? E adesso c'è il soffione. Il soffione, avete presente che bellissimo anche questo, che è l'immagine, ecco qua li abbiamo tutte e due, la fase del sole e la fase della luna. E la fase della luna è poi quella che porta in giro il seme, porta in giro l'informazione. Ed è anche questo che a noi dà un po', come dire, fastidio, può darci allergia, perché sono tante informazioni insieme in primavera e quindi dobbiamo anche gestirle individualmente. Un fegato sano è anche uno stratega, sa decidere, sa andare nella direzione giusta senza disperdersi troppo. Quindi questo è anche un altro aspetto importante. Poi per quanto riguarda sempre l'aspetto alimentare, dopo guardiamo il tarassaco come tisanina, se ne vogliamo parlare. Invece per quanto riguarda il discorso alimentare, ad esempio, ecco, pesce, carne più che altro quella bianca, sempre in moderazione, perché la primavera non è proprio,
l'ideale per mangiare troppa carne, e poi comunque cibi leggeri. Una cosa importante anche dell'alimentazione a primavera è la cottura. Cerchiamo di cominciare a cuocere meno, come d'inverno mangiamo la zuppa calda, il legume molto cotto, anche le cose cotte in forno, insomma più calde. Più... D'estate dobbiamo cominciare anche a rispolverare un po' queste insalate fresche, le cotture veloci, saltate in padella, senza troppo tempo e neanche troppa temperatura di cottura, per mantenere proprio anche le vitamine, tutte le sostanze importanti per la nostra salute e la stagionalità, ovviamente. Non mangiamoci adesso, che ne so, i pomodori, ancora presto, aspettiamo un po' e cominciamo a mettere via magari le verdure dell'inverno, che sono quelle che ci sono servite tanto, come gli agrumi, per esempio, ci sono servite tanto a sostenere il nostro sistema immunitario nell'inverno. Possiamo cominciare con le cose più fresche e più stagionali. Una cosa molto importante anche che consiglio in questo periodo sono gli alimenti fermentati come il kefir, le zuppe ad esempio, per dare un aiuto al nostro sistema intestinale. Il kefir è ricco proprio di probiotici, lattobacilli soprattutto, che ci aiutano l'equilibrio intestinale. Parlando poi anche un po' di equilibrio intestinale dal punto di vista della probiotica, un'integrazione ottimale per la primavera sono i bifidobatteri, perché ci aiutano a detossificare. I bifidi hanno un po' una funzione simile a quella appunto del fegato, che va a alleggerire, partendo dall'intestino, ma ovviamente non solo, perché il microbiota è collegato poi con tutto il nostro sistema corporeo, a partire da lì iniziamo a detossificare con i bifidobatteri, quindi una buonissima integrazione per la primavera. Poi di cosa vi posso parlare ancora? Parliamo allora del nostro tarassaco dal punto di vista di tisana. Che cosa fa? Che dopo magari vi lascio una tisanina, una ricettina di tisana, ve la lascio poi nei commenti alla fine. Silvia, scusami, ti interrompo un attimo. Elisabetta ti ha fatto una domanda, Ah, quindi. scusami, perché io non vedo adesso, sì, le vedo adesso perché mi sono spostata. Dimmi, c'è scritta lì, sia a colazione che nelle insalate. Dici il tarassaco, Elisabetta, intendi il tarassaco? Perché nelle insalate benissimo, a colazione si può utilizzare la tisana depurativa. Anzi, parlando proprio di tisana, le tisane depurative vanno fatte il mattino. Proprio perché agiscono sulla depurazione e di conseguenza vanno a stimolare anche la diuresi. Perciò non facciamoci una tisana depurativa prima di andare a letto, perché Se no, non dormi potrebbe più. essere una notte un po' complicata nello stimolare la ritenzione idrica, quindi va benissimo la mattina. Ha un'azione anche colerettica. Sapete che prima abbiamo parlato della bile, no? Che ha delle funzioni importantissime per digerire, per fluidificare i grassi, per far funzionare il nostro intestino. La bile, la funzione colerettica significa che stimola, colerettica colagoga, stimola la produzione e il lavoro della bile, l'aumento della bile. Quindi aumentiamo tutte le funzioni di depurazione, stimolando anche proprio l'eliminazione di tutte le sostanze tossiche, le nostre tossine che abbiamo visto prima. Poi abbiamo, vabbè, l'effetto diuretico che abbiamo. Silvia, c'è anche un'altra domanda, Sì, eh? dimmi, C'è allora un'altra sono domanda, aperta. scusami se ti Devo interrompo. mettere gli occhiali perché non ci vedo. Dimmela tu. Bere tutti i giorni che Allora, mi autoproduco è sbagliato? No, che ti autoproduci va benissimo, te lo devi autoprodurre. Allora, trovate qualche spacciatore di grani. Io uso quello di latte. E non ditemi che se siete intolleranti al lattosio non va bene. posso Perché? confermare, funziona lo stesso. È vero che anche tu lo usi, Valerio. Allora, il kefir, anche quello di latte, perché c'è quello d'acqua e quello di latte, comunque non contiene lattosio, perché i nostri kefiran, che sono poi dei lattobacilli, dei bacilli buoni, cosa fanno? Si mangiano proprio il lattosio che c'è dentro. Di conseguenza, voi potete tranquillamente prendervi il kefir tutti i giorni, in piccola quantità, ovviamente, senza introdurre lattosio. Questo per fare una precisazione, perché tutti pensano questo. Quello che si compra non è proprio la stessa cosa, ve lo dico, però insomma, se proprio non avete voglia di lavorare, compratevi quello lì, ma con i grani fatto da voi è uno spettacolo. Io ormai sono viziata dal kefir. Comunque,
Veniamo alla nostra tisana di Tarassaco, perché poi ti devo lasciare parlare anche te un po'. Bello Esatto. questo metodo della diapositiva, Ti così. piace? Dobbiamo fare, sì. Ti darò qualche altra diapositiva da mettere. No, Va bene. un'altra cosa importantissima del Tarassaco è il contenuto di inulina. Inulina è una fibra solubile che aiuta tantissimo la funzionalità della flora batterica intestinale. È come un cibo, è un cibo per i nostri batteri dell'intestino. Infatti, in tantissimi integratori di probiotici, presenti anche i prebiotici, che quindi sono praticamente il cibo da dare a loro. Quindi abbiamo bisogno molto dell'inulina, aumenta anche un po' la massa fecale, aiuta l'assorbimento, insomma, delle sostanze. Attenzione solamente chi ha problemi di calcoli alla cistifellea, che non deve esagerare con il tarassaco, non ne usate troppo. Magari vi menziono soltanto un attimo altre piante, ma ve le menziono perché sennò qua ci stiamo tutto il tempo. Il Ieri cacciocco, Silvia parlavi di un'altra pianta che hai trovato nel campo. la fumaria, bellissima quella. Ce l'hai la foto? No, è quella La forse. cerco, la tua non lo so, adesso provo se vuoi Divina. cercarla. La fumaria è meravigliosa, agisce sulla bile anche lei. Io l'ho usata, io non dico io, l'ho consigliata parecchie volte alle persone quando hanno i disordini dell'albo, cioè tipo mangio un pasto troppo pesante e devo scappare in bagno. Funziona benissimo la fumaria perché agisce proprio sulla bile, la regola, dà una regolazione della bile e di tutte le vie biliari. Eccezionale la fumaria, è proprio un'ottima pianta. Il carciofo, che in realtà non è quello che si mangia, perché anche lì noi utilizziamo la parte esterna per consumarlo in cucina. Eccola la mia fumaria, Ecco questa è la qua mia foto. non lo Beh. so, no, l'ho trovata su Google, non lo so, non so, no, penso di no. Lei è lei. Da Wikimedia, quindi no. Poi anche il cardomariano, un'altra pianta molto depurativa, la genziana, sono tutte erbe amare. Quindi non vi aspettate che se adesso vi andate a fare una bella tisana oppure ve la comprate in erboristeria, una bella tisana depurativa, non vi aspettate che sia dolce, buona da bere. È parecchio amarognola, perché il sapore amaro aiuta il fegato dal punto di vista del sostegno, proprio è una gestione del fegato ottimale con le erbe amare e in più aiutano la digestione. Quindi insomma, dimmi Valerio quanto tempo ancora ho, così perché io ti Allora, prendo altre adesso sono 42 minuti che stiamo parlando, ore. Ah, quindi vedi tu se vuoi dire ancora qualcosina, poi dopo concludo io con la parte più energetica. ok. Dai, una curiosità su una cosa che tutti mi chiedono, che mi sono un po' stufata, allora ve la dico così, dimmi. Silvia, scusami, anche Non io male. ho una curiosità, Sì. poi eventualmente di anche la tua. All'inizio parlavi dei germogli. Io so che i germogli in erboristeria vengono utilizzati. Mi chiedevo se in questo caso di depurazione o comunque in primavera l'utilizzo della gemmoterapia, no, com'è che si chiama? Non mi ricordo bene. Lemoterapia, sì, terapia meristematica, macerati gliceriti di gemme. Ecco. Comunque molto molto utile, io adoro questa terapia, adoro proprio perché intanto voi pensate che il primo effetto di un gemoterapico di qualsiasi tipo, che può essere anche, non so, rilassante come il tiglio per esempio, ha comunque un effetto sempre di drenaggio, perché le gemme sono drenanti tutte e quindi in più, oltre all'effetto che noi otteniamo per volere magari un rilassamento, eccetera, abbiamo comunque sempre un drenaggio dell'organismo. Quindi questo è fondamentale. In più pensate anche a cosa contiene un germoglio. È un embrione, è come se dentro ci fosse una nuova vita che sta esplodendo con tutti i suoi ormoni, gibberelline, tutte queste sostanze particolari che non vi sto a dire perché, però io sono appassionata, quindi mi piacciono tantissimo le gemme. È come se noi mangiassimo una cosa, non so, un super concentrato, come se noi ci nutrissimo di una vita, nuova vita. Ecco, è come una rigenerazione anche questa, no? Quindi la gemma, possiamo anche fare una depurazione attraverso le gemme, assolutamente sì. Bene, No, grazie. no, grazie a te perché è una domanda che apre un bellissimo mondo. Bene. Grazie. No, l'ultima cosa è delle acque Sì. detox. Acque Ah. detox.
che in realtà non è tanto erboristica sta roba qua delle acque detox, perché non c'è nessun studio di erboristeria che dice che l'acqua detox fa bene. È un più una moda, però è una bella moda. È una moda carina perché ce le possiamo fare in casa e fanno bene comunque, ci aiutano a bere di più e a bere delle cose comunque che si arricchiscono come dire, anche dell'informazione che ci dà una pianta, un frutto, un seme o una foglia di aromi. Queste acque detox in realtà, adesso magari non so se vi posso far vedere un'immagine, ce l'ho qua. Ah, tu forse lo trovi anche tu a quei detox su Dai, la internet. cerco. Si Sono vede? tipo quelle che mi avevi portato in televisione. Ah, sì, esatto. Allora, praticamente si fa così, ve la dico veloce, poi vi metto una ricettina. Dunque, vi devo mettere la tisana e l'acqua detox. Allora, prendete alla sera, prima di andare a letto, vi prendete una bella brocca, sapete quelle di vetro, tutte carine, perché poi è bella anche, deve essere bello anche il contenitore, no? Poi ci mettete dentro dell'acqua. Ecco, No, vediamo se la trovo. ho sbagliato, ho Ah, no, vabbè, sbagliato, ho sbagliato. avete capito. Prendete un bel contenitore di vetro, prendete la frutta di questa stagione, ad esempio adesso le fragole, i frutti rossi, magari cominciate anche un pochino con qualche, vabbè, ad esempio qua c'è il limone, io ne ho preparata una con l'ananas che è drenante, anche il gambo, ci potete mettere dentro anche il gambo, perché dell'ananas dobbiamo usare il gambo, ricordatevi per le però mica si può mangiare il gambo, lo sapete che è duro, però la parte drenante è quella lì. Comunque, vedete, prendete la frutta, la tagliate a vostro piacere, a vostro gusto, mettete l'acqua, e aggiungete eventualmente, non so, dei semi di finocchio, delle foglioline di menta, di basilico, si possono fare con la frutta, con la verdura, ci sono tante ricette carine. Dopodiché, chiudete il tappo e lo mettete in frigo, lo lasciate tutta la notte lì e poi la mattina, quando vi svegliate per la vostra colazione, vi bevete il succo di quest'acqua, che comunque ha, come dicevamo prima, si è impregnata della memoria di questi frutti e di queste erbe meravigliose, e dopodiché potete comunque anche consumare quello che c'è dentro. Non avrà lo stesso sapore fresco, però intanto vi siete bevute dell'acqua arricchita, e visto che bisogna bere per depurarsi, altrimenti non funziona la depurazione, ricordatevelo sempre, lo dico anche a tutte le donne, per la cellulite bisogna bere. Quindi vi metterò la acqua detox all'ananas, così usiamo anche il gambo che sennò non potremo usare perché non si può mangiare, e una bella tisana depurativa. Poi io passo la parola a Valerio, così andiamo più sugli aspetti profondi. Esatto, sì. Allora, visto che prima avevo portato un'immagine del meridiano del fegato, adesso lo reinserirò, perché prima di passare proprio al discorso di, diciamo così, purificazione energetica, volevo dare anche qualche input, diciamo così, su cui poter lavorare e autolavorare. Allora, intanto il punto di fegato 3, che è quello nell'immagine che si vede circondato praticamente all'attaccatura tra l'alluce e il secondo dito, e di solito quando viene premuto fa un male bestia, è un punto molto interessante perché ci aiuta a appunto riequilibrare e tonificare l'energia del meridiano di fegato e quindi l'energia del legno e della primavera. E quindi semplicemente col nostro piede, io adesso lo faccio con la mano, ma ci mettiamo lì e incominciamo a premere un po' questo punto e ci aiuta veramente tanto a riequilibrare questa energia. Ma non solo, c'è anche un altro aspetto che abbiamo parlato di movimento e di articolazioni, una cosa molto utile per tonificare questa energia è camminare, movimento. Movimento che può essere movimento fluido, rilassato, cioè con dei movimenti proprio rilassati, elastici, diciamo quasi, no? Ma anche un movimento, per esempio, nel Qigong si utilizza l'animale tigre, la tigre. E quindi c'è questa immagine di camminare facendo con le braccia un movimento come se fossero le zampe della tigre che esce dalla grotta, si risveglia,
a primavera e poi incomincia ad andare in giro. Ovviamente adesso camminare non è proprio facilissimo, ma visto che nel Qigong si fa in spazi normalmente chiusi, lo possiamo anche fare nel nostro soggiorno attorno al nostro tavolo. Quindi ci mettiamo un po' in movimento lo stesso, perché è importante mettersi in movimento in questo momento, insomma. Poi invece, venendo al discorso di purificazione, abbiamo visto con Silvia come è importante depurare l'organo e quindi l'organismo, ma in realtà, tra virgolette, è importante depurare anche il nostro piano energetico, e in questo caso si parla di purificazioni. Purificazioni che possono essere fatte veramente in tanti modi diversi. Non mi soffermo più di tanto, perché dopo nel materiale vi linkerò anche un mio articolo dove li spiego un po' in generale tutti i vari metodi che ci sono. Però uno tra quelli più conosciuti è la fumigazione. Fumigazione vuol dire l'utilizzo del fumo. Sì, si fa, si può fare con le erbe oppure con gli incensi. Diciamo che a volte è più facile utilizzare uno stick di incenso, lo si accende e poi lo si passa attorno al corpo, lungo tutto il corpo, no? In modo tale da, immaginiamo così, di tirare via tutte le energie pesanti che si formano attorno al nostro corpo e nella nostra bolla energetica, quindi il nostro campo energetico, aura, come lo vogliamo chiamare. E con le erbe, per esempio, è un altro modo molto anche divertente di farlo, perché possiamo, come dire, crearci in casa i nostri stick. E per esempio erbe che vengono utilizzate per la purificazione sono la salvia, è proprio per eccellenza. Chi si occupa magari di sciamanesimo conosce la salvia bianca dei nativi americani, che però adesso si sta anche un po' estinguendo, poi i nativi, insomma, giustamente si sono arrabbiati perché è stato fatto un uso esagerato e poco spirituale di questo loro alleato. Ma anche noi abbiamo la salvia, e non è che la nostra salvia sia meno potente, e quindi possiamo tagliarla della misura che vogliamo, alcuni rametti li mettiamo insieme, cioè quindi uno sull'altro, poi con un filo di cotone o di qualcos'altro lo arrotoliamo come se fosse un salame, lo appendiamo per qualche giorno in modo tale che si possa essiccare, e così abbiamo il nostro stick, che è anche questo, poi lo possiamo accendere e passarcelo su tutto il corpo per una pulizia. E tra l'altro ieri, Silvia, ti chiedevo appunto della fumaria. Ah, sì, è vero. Perché hai fatto fumaria, io ho acceso la lampadina, ho detto, chissà, magari si brucia, no? Così. E quindi quello può essere un modo, magari tagliarla, essiccarla, metterla in mezzo anche alla salvia, perché poi ovviamente posso farlo solo con una pianta, oppure creare dei mix di piante diverse, per esempio l'alloro è un'altra pianta molto interessante da bruciare. Oppure si può fare anche una tisana con l'alloro, la salvia e la fumaria, bellissimo, così intanto ti pulisci dentro e fuori. E fuori, esatto, un po' la essicchi e fai la tisana, e l'altro po' invece lo bruci. E questo può essere, sì, una bellissima idea. E poi volevo parlarmi invece di un'altra tecnica, che è una tecnica appunto nativa degli andini, che si chiama Samin Chakwi, Sawa Chakwi, cioè sono due pratiche energetiche che servono proprio a richiamare l'energia del cielo che ci ripulisce e quindi porta via tutte le pesantezze, tutte le energie pesanti, e vengono offerte alla Pachamama, la Madre Terra, perché la nostra Madre Terra, sembra assurdo, ma si nutre di energia pesante. E basta, gli andini sono molto pragmatici. Basta osservare cosa fa un contadino per concimare la terra. Cosa usa? Esatto, quella che a te piace tanto. No? Sì. Perché certo, anche quella è vita, eh? È uno scarto utile per la rigenerazione. Esatto, è uno scarto che poi la Pachamama, la Madre Terra, mangia, trasforma e trasforma in nutrimento. Nutrimento per la vita. E quindi quando noi offriamo le nostre energie pesanti alla terra, in realtà le stiamo facendo un grandissimo regalo. Dopodiché c'è la seconda parte, il Sawa Chakwi, che richiama l'energia della terra, no? Perché praticamente
la tradizione andina è basata tutta sulla reciprocità, cioè io faccio un qualcosa e ottengo qualcosa in cambio, ti faccio un dono e ottengo un dono un altro, cioè in cambio un altro dono. È tutta basata su questa cosa qua, molto bella dal mio punto di vista. E quindi dice, ok, io ti ho donato tutta la mia energia pesante, tu te ne sei nutrita, adesso tu mi doni il tuo nutrimento, no? Come uno scambio reciproco proprio, continuo. E quindi c'è questa energia invece dalla terra verso il cielo, quindi ci riempie tutto, ma questo lo vedrete sempre nel mio articolo, c'è un video dove vi guido proprio a fare questo tipo di pratica. Ed è interessante, sempre per connettermi di nuovo tra Oriente e Estremo Occidente, diciamo così, la connessione anche con la visione cinese, dove l'uomo è visto come un ponte tra cielo e terra, e in questo esercizio proprio creiamo questo ponte tra queste due energie che si equilibrano proprio in comunicazione tra cielo e terra. Bene, e quindi diciamo, questi sono un po' alcuni esempi, poi per esempio ce ne possono essere tanti altri, si possono fare dei bagni aromatici, quindi mettendo a bollire, facendo un decotto con alcune piante, come appunto poi sempre la salvia, piuttosto che il basilico o altre cose, e poi dopo o si fa il bagno, oppure se si ha la doccia, a fine doccia uno si può fare delle abluzioni con quest'acqua, tra l'altro bellissimo, perché poi dopo non ce lo laviamo. Quindi cosa succede? Che questo profumo, dalla pelle, questo aroma viene, cioè è come se avessimo un profumo naturale addosso, è una cosa bellissima, veramente. E poi è importante fare queste cose, perché noi abbiamo continuamente delle energie pesanti addosso, tendiamo a pensare che siano gli altri a buttarcela addosso, a volte succede, ma prima di tutto siamo noi i produttori di questa energia, perché con la vita che facciamo, le emozioni che viviamo e tutto il resto, produciamo comunque dello scarto, esattamente come lo facciamo anche a livello fisiologico. E allora diventa importante ripulirsi, ok? E poi diventa importante perché se io mi ripulisco, un po' come dicevo anche per il fegato, creo uno spazio vuoto, uno spazio che mi permette quindi di acquisire delle nuove energie vitali, che mi portano quindi poi al risveglio, come dicevamo, della primavera, e quindi a poter fare delle cose che prima non riuscivo a fare, per esempio, avere energia da poter impiegare in una maniera costruttiva, per esempio anche per fare dei progetti. Quindi questo è un po' il discorso, diciamo, sulla purificazione, che indubbiamente in questo periodo sono importanti, però sono importanti sempre in realtà dal punto di vista energetico, nel senso che una buona pratica sarebbe quella tutti i giorni di farsi una bella pulizia energetica, magari la mattina quando ci siamo appena alzati, oppure la sera prima di andare a letto, che scarichiamo così tutte le tensioni della giornata. Quindi è una pratica indubbiamente utile che ci può aiutare e sostenere durante tutto l'arco della nostra vita, dell'anno, diciamo, ma sicuramente in questo momento acquisisce ancora molta più importanza, insomma. Ecco, quindi direi così che ho concluso, stando nei tempi, un po' questa diretta sulla primavera e, diciamo, concludendo, io e Silvia volevamo anche informarvi di una cosa. Ovviamente noi in questo momento non possiamo, come tutti, insomma, andare a lavorare presso i nostri studi, ma siamo comunque attivi e stiamo lavorando a distanza con gli strumenti che, diciamo così, ce lo permettono, ovviamente. No? Quindi non posso fare cranio sacrale, ma sicuramente sto lavorando, no, con tecniche più energetiche che mi permettono di lavorare anche a distanza. Poi Silvia con i consulti sicuramente ha anche meno problemi di me da questo punto di vista. E allora niente, abbiamo pensato un po' per voi che ci avete seguito qui oggi, ma che ci avete seguito anche la settimana scorsa, a un percorso, un piccolo percorso da proporvi, perché ovviamente quello che vi abbiamo mostrato oggi e anche l'altra settimana è una panoramica, un quadro generale, ma ognuno di noi è un mondo a sé, quindi queste cose in parte
possono essere applicate e quindi utilizzate, sicuramente ci possono aiutare, però in alcuni casi può essere utile invece andare più nello specifico, no? Così a creare un percorso proprio personale con le proprie esigenze, insomma. Quindi abbiamo pensato a un piccolo percorsi che parte con un primo incontro di svolta gratuito. E quindi niente, se sentite l'esigenza di approfondire queste tematiche o comunque di continuare un percorso anche in questo momento, sapete che noi ci siamo e quindi attraverso i nostri contatti potete appunto chiamarci e sicuramente fisseremo un primo appuntamento appunto gratuito in cui valutare un po' la situazione. Sì, in particolare la cosa carina che insomma che ci siamo un po' inventati, sempre per intersecare le nostre competenze, è di fare il primo incontro gratuito insieme, cioè io e Valerio a disposizione della persona in modo che venga valutata sia dal punto di vista più fisico, fisiologico, patologico, eccetera, e anche da un punto di vista energetico, psicosomatico, per intersecare un po' le nostre competenze e aiutarvi poi a raggiungere la salute e il benessere. Quindi chiedeteci queste informazioni che siamo ben lieti di darvele. Esatto. Va bene, allora io direi che possiamo chiudere qua questa diretta. Vi ringrazio a grazie tutti voi a tutti. Che avete seguito. Zanina, dopo vi mandiamo poi le ricette. Ricordo comunque disponibile. Esatto, rimarrà disponibile e nella descrizione della diretta adesso andremo a aggiornare con appunto gli strumenti di cui vi abbiamo parlato, quindi l'articolo, la meditazione che ho creato. E anche le ricette che vi lascerà Silvia, ok? Vi ringrazio tantissimo grazie della presenza. Grazie a voi, grazie Valerio. E ci vediamo la prossima volta che invece parleremo di insonnia, se non ricordo male, vero Silvia? Yes. Ma diciamo di sì, dai. Ciao. Okay. Ciao a tutti, ciao. Ciao.